Siamo il 2 di giugno del 2022, esattamente a 76 anni da quel 2 giugno del 1946, dove l'Italia tornò al voto dopo più di un ventennio di dittatura fascista, dopo la Seconda Guerra Mondiale. Le prime elezioni erano per scegliere innanzitutto se lo Stato italiano dovesse conformarsi a Repubblica, e lo fece, rispetto alla monarchia, anche se molti, soprattutto nel sud Italia, votarono per la monarchia. Ma lo Stato repubblicano ha rivelato tutte le sue potenzialità, giustizia, perché nello stesso giorno, accanto al voto per il referendum, si votò per la prima volta per un'assemblea. Era l'assemblea costituente che aveva il compito di redare una Costituzione che oggi appare come la Costituzione più in avanguardia, lungimirante, che guarda al futuro. E quella Costituzione fu sicuramente la scelta di un popolo che andava dopo tanti anni a scegliere la propria rappresentanza di partiti che ottennero sostanzialmente quella investitura popolare per superare il fascismo. Il 2 giugno è quindi il momento connettivo, il cordone ombelicale di una democrazia che nasce e che riesce nell'arco di 2 anni, entrerà in vigore il 1 di gennaio del 1948, a produrre la Costituzione repubblicana. E questo è il monumento a cui oggi, dopo 2 anni di lockdown in piena partecipazione pubblica e popolare, abbiamo voluto, con la corona ai caduti, ricordare quel giorno di 76 anni fa. E devo dire che si tratta di un giorno indubbiamente significativo, ma non è il solo, che questo monumento qui in Piazza dell'Unità d'Italia, la piazza che ha voluto conformarsi allo Stato che esiste e che ci ritroviamo a essere così orgogliosi di vivere da 161 anni, proprio perché allora era il 29 maggio del 1882, con questo monumento si volle dare significato al perché questa piazza veniva chiamata Piazza dell'Unità d'Italia. Si volle dare significato perché su questo monumento tutti i morti per l'Unità d'Italia sono ricordati, da quelli delle guerre d'indipendenza e nell'altra faccia del monumento, a quelli dei caduti nel momento in cui l'Italia tentava di essere potenza coloniale, e quindi dall'Eritrea alla Libia, all'Albania, alla Grecia, ecco, caduti in nome di un tricolore che si proponeva con questi scopi. Caduti nella Prima Guerra Mondiale, pensiamo ai 660.000 morti, giovani dai 18 ai 24, 25 anni, che morirono durante il conflitto fra il 1915 e il 1918, caduti nella Seconda Guerra Mondiale, caduti per la resistenza ai nazifascisti e alla dittatura. Ecco, questo è il monumento che a Firenze li vuol coinvolgere tutti.